se non aumenta l'IVA, inflazione per l'Italia. Berlusconi attaccato ingiustamente, figuraccia della sinistra. Buongiorno ai telespettatori del TG1. In primo piano la politica con le polemiche sulle questioni delle pay TV. Poco fa la Commissione di Bruxelles ha fatto sapere che se le autorità italiane dovessero insistere nel non cambiare le aliquote dell'IVA sulla TV a pagamento, verrà aperta una procedura di infrazione. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. C'è stato giusto quello che io ho manifestato, perché vedere che anche in quell'occasione mi si è attaccato con titoli tipo Berlusconi contro Sky, quando io non ero al corrente di nulla, era una cosa che apparteneva al lavoro del ministro delle finanze, in più dovuta per una precisa disposizione dell'Europa. Viene su Sky, l'IVA deve essere uguale per tutte le televisioni, spetta ai governi decidere l'aliquota, ma è opportuna quella ridotta. L'IVA ridotta a tutte le televisioni, questo suggerì al governo la Commissione europea nell'aprile del 2008. Lo precisa oggi Bruxelles, gli organi comunitari chiesero al governo di rispettare il principio della neutralità fiscale, ritenendo opportuno applicare alle televisioni la stessa aliquota ridotta. Ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo adesso a TG1 Economia. Buongiorno. Here's a